Salve a tutti ragazzi e bentornati su Midget Tuning. Oggi voglio annunciarvi una nuova serie dedicata al detailing dell'auto. E in quanto all'inizio dell'anno, alla famosa storia dei vari video, è spiccata anche la richiesta di questa serie, ecco. Quindi mi sono messo subito in azione Io ho contattato Carlo di Solo Dettagli Car Care, già ci conoscevamo, e niente, ha deciso di collaborare con me per questa serie. Quindi, ragazzi, intro e facciamo l'unboxing del pacco che mi è arrivato. Ok ragazzi, questo è il pacco che mi ha spedito Carlo, veramente fatto bene, con tanto di logo di Solo Dettagli, veramente carino. Vi ricordo di andarlo a seguire, vi lascio il link in descrizione e qui sopra impressione del video. Allora, primo elemento che vediamo è praticamente la mano, quella per andare a lavare la macchina. Questa si infila la mano dentro a questo guanto, veramente comodo. Niente, questo praticamente va praticamente a passare tutto lo shampoo sulla superficie della macchina. Fatto veramente bene, spettacolare questo guanto, mettiamolo da parte. Pure la bustina, veramente bella. Poi abbiamo allora un set di asciugamani per l'asciugatura della Dry Monster, veramente in microfibra ovviamente, spettacolari, ultraassorbenti, e niente, tanta roba. Un azzurro e uno marrone. Ah, vediamo un po'. Questa è una spugnetta. Questo è pur 4 shampoo anticalcare di Solo Dettagli Car Care. Questo è proprio un loro prodotto. Questo è un contenitore per la foam gun che io già avevo, con tanto di misurino, veramente fatto bene. Questo è della Mafra. Ottimo, ottimo, ottimo. Poi abbiamo qui un pennello, questo classico pennello misura grande per i cerchi. Vediamo un po' le setole sono fatte veramente bene, mi piace e si impugna veramente bene, fantastico, non vedo l'ora di provarlo. Questo sicuramente è per i cerchi, vabbè, questo non riuscirò mai a rimetterlo. Per i cerchi, ma anche magari si va sulle guarnizioni, su quei in quei punti un po' più difficili da raggiungere con la mano, con il guanto, no? Va lì con il pennellino. Ottimo. Allora, drop quick detailer con anticalcare. Pulisce rapidamente ed elimina anche escrementi di volatili e insetti. Ottimo anche in fase di asciugatura per lubrificare il panno e minimizzare il rischio di graffi. Perfetto, questo è un quick detailer magari da utilizzare alla fine del lavaggio. Ci piace. E dicevamo, questo Bloody Rims, sempre della Solo Dettagli Car Care. Veramente, questo sì, è per i cerchi. Perfetto. Poi vediamo che altro c'è. HP12, questo magari lo conoscete pure, è uno sgrassatore multiuso per qualsiasi superficie. In molti lo utilizzano anche per la pulizia del vano motore e secondo me sarà interessante portarci un video. Poi, qui, oddio, degli adesivi simpatici legati all'acquisto degli asciugamani della Dry Monster, carini. Gloss Boost, questo è un protettivo spray sicuramente per i vetri. Allora, Gloss Boost, sempre un prodotto di Solo Dettagli Car
Kerr, produttivo spray per vernice, cerchioni e vetri, ottimo potere idrorepellente e autopulente. Ah, questo praticamente si va ad applicare sempre a fine lavaggio. Penso che sia specifico per i vetri, però potrebbe essere utilizzato anche su carrozzeria. E va a dare quell'effetto idrorepellente alla macchina, no? Ah, questo è il foam party. Questo qui è per la lancia foam. Questo farà una schiuma di Dio. Spettacolo, mi piace. Colore blu, molto appariscente. E poi abbiamo tre panni. No, questo dice 5 pezzi. Quindi sono 5 asciugamani. Madonna. 5 pezzi 40x40 cm. Vediamone uno. Sono curioso. Wow. Sempre in microfibra. Veramente morbidi. Che bello. Ci dormirei su sti cosi. Veramente belli. Niente, questi sono un po' per applicare i vari prodotti, per esempio il Gross Boost per andare a stenderlo sulla carrozzeria, cose del genere. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine dell'unboxing, abbiamo visto tutti i prodotti, questo diciamo che è un kit, un kit avanzato, io direi, per andare a iniziare a lavare la nostra auto, almeno all'esterno. Quindi ci sarà una serie di video dedicati a tutti i passaggi che si fanno secondo la guida di Carlo per lavare la macchina, partendo dai cerchi, dal famoso Bloody Rims, fino ad arrivare a prelavaggio, in cui vedremo l'utilizzo di questo prodotto insieme alla foam gun, che non vi faccio vedere oggi, e ovviamente vi faccio vedere anche magari le diluizioni. Così sapete le deduzioni che andrò a utilizzare io, e magari poi le utilizzerete pure voi. Ma prenderò sempre riferimento dalla guida di Carlo. Poi faremo un video riguardo al lavaggio dell'auto con la tecnica a due secchi, secchi che già ho, quelli potete rimediarli, insomma, ma li trovate anche sul sito di Carlo. Andremo a utilizzare questo prodotto e il guanto, e poi dopodiché andrò a fare un video sull'asciugatura. Andremo a utilizzare questi panni, come potete vedere hanno un tessuto diverso per delle asciugature diverse che poi vi farò vedere, e poi magari porterò anche dei video specifici per l'utilizzo di drop e di Gloss Boost. Spero che questa guida vi piaccia, questa nuova serie. In tal caso lasciate un bel mi piace se l'unboxing vi è piaciuto. Vi ricordo ancora di seguire Carlo sul suo account Instagram, vi lascio in descrizione anche comunque i link al suo webshop di prodotti dedicati al car detailing e alla cura dell'auto. E niente, ovviamente seguite anche me, Mish Tuning, su Instagram, e iscrivetevi sul canale YouTube. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi!